peccatore, affinché almeno tu non ti faccia ingannare come me, ma anzi, reso edotto dalle mie sventure, te ne stia sempre in guardia. Non mi sembri affatto ubriaco, o Alcibiade, replicò Socrate, come al solito sornione nelle sue risposte. Anzi, a mio avviso sei lucidissimo dal momento che hai fatto tutto questo lunghissimo discorso, apparentemente sconclusionato, solo per raggiungere lo scopo che ti eri prefisso, e cioè quello di mettere zizzania tra me e Agatone. Hai perfettamente ragione, o Socrate, esclamò Agatone, alzandosi di scatto per poi andarsi a sedere sulla destra del filosofo. Non a caso, infatti, Alcibiade si è voluto sedere giusto tra noi due, ma io non gliela darò vinta e mi sdraierò di nuovo al tuo fianco. Ecco, questi erano i greci del simposio.